Volete prepararvi una colazione gustosa e sana? Ecco qua le nostre pancakes alle mele con farina di farro e cannella. Seguite passo passo la ricetta e le prepareremo insieme. Ed ecco qua gli ingredienti che ci serviranno per preparare le nostre pancakes con le mele. Allora, ci serviranno due uova, 180 g di farina di farro, 150 g di latte intero, due bei cucchiaini di cannella, due cucchiaini di lievito e due mele. Adesso cominciamo a preparare le nostre pancakes. Il procedimento è semplicissimo. Andiamo ad unire tutti gli ingredienti. Comincio dalle uova. Poi aggiungo un po' di farina. E un po' di latte. Aggiungiamo il lievito e la cannella. Se ci sono eventuali grumi andiamo a romperli. Aggiungiamo il resto della farina e del latte. Ecco qua. Ed amalgamiamo ben bene. Benissimo, la nostra pastella è pronta. Cominciamo adesso a preparare le mele. Peliamo le nostre mele. Ok, perfetto. Ed andiamo a togliere il torsolo con i semi. Quasi. Togliamo un altro pochino qua. Ok, benissimo. Adesso andiamo a tagliare la nostra mela a fettine e poi le andremo ad immergere nella nostra pastella. È rimasto ancora qualche semino, lo togliamo. Queste sono le nostre fettine di mele che andremo ad immergere nella pastella. Ecco qua. Immergo la mia fetta di mela all'interno della pastella e poi la vado a mettere nella padella antiaderente. Nella padella antiaderente faccio sciogliere un po' di burro. Eccolo qua. Quando sarà sciolto, magari con un po' di carta forno, vado a stendere bene e tirar su il burro in eccesso. E adesso sono pronto per versare in padella la mia mela. Lasciamo cuocere qualche minuto per lato e la nostra pancake sarà pronta. Giriamo ogni tanto la nostra pancake ed è quasi pronta.
Ed ecco pronte le nostre pancakes con la mela e la cannella, un goccio di sciroppo d'acero e sono pronte per essere portate in tavola. Se vi è piaciuta questa ricetta, ricordatevi di mettere un bel like sotto al video ed iscrivetevi al canale. A presto!